Allora, ciao e benvenuto. Andiamo a vedere come si fa a trarre profitto da un'opera scritta. Adesso noi consulteremo solamente le musiche di musica classica, la musica classica, e non prenderemo in considerazione quei brani di musica leggera oppure quegli ibridi arrangiamenti che si vedono in giro, che sono alquanto brutti e noiosi. Invece prenderemo brani di musica classica. Adesso, di brani di musica classica ce ne sono veramente tantissimi, cioè nel senso, che ne so, Mozart, Beethoven, Chopin, Vivaldi, Scriabin, Debussy, Satie, eccetera, Bartok, eccetera, eccetera. Quindi prenderemo da questi grandi di musica classica. Perché? Perché in pratica non è altro che comunque un'opera d'arte, cioè qualsiasi brano che è creato da questi grandi autori è comunque considerata un'opera d'arte e non è un arrangiamento così oppure uno spartitello così. Quindi attingeremo da questi brani. Qual è il discorso? Noi sappiamo benissimo che il musicista classico che cosa fa? Cosa fa? Quindi prende una partitura di musica classica e la prima cosa che va a fare è leggere le note, cercare di interpretare il brano nel modo migliore possibile. Quindi una cosa sacrosanta è quella di non cambiare le note. Quindi, per esempio, se noi dovessimo fare qui un La, sarebbe un errore pauroso. Quindi il maestro ti va a correggere, oppure che ne so, eh? Quindi qualsiasi cosa che cambia, qualsiasi elemento presente nella partitura, se venisse cambiato, sarebbe un errore. Invece noi, dato che il nostro obiettivo è quello di essere liberi, di essere musicisti liberi, di esprimere se stessi, attraverso la musica, quindi di conseguenza iniziamo il percorso di musica attraverso l'acquisizione dell'armonia, del ritmo, eccetera, eccetera, però dopo non è che ci chiudiamo in noi stessi, ma andiamo a vedere quello che hanno fatto gli altri compositori, i musicisti, quindi di conseguenza prendiamo le loro opere, le analizziamo, però con lo scopo di accrescere la nostra personalità musicale. Come si fa? Allora, e questo te lo spiego nel video di approfondimento.